slogan coniato dalla Proloco per gli eventi dell'estate 2016 era molto eloquente: restate fanesi. Ora, detto tra noi, restare fanesi non è poi così difficile, ma rimanere a Fano in estate implica il fatto che ci siano tanti buoni motivi per farlo, e quest'estate di buoni motivi la Proloco ne ha messi in campo una cinquantina. Risolto il problema di fare cartellone, quindi 6 eventi campagnoli, 16 appuntamenti culturali, la BCC Arena e via discorrendo, ma non basta mettere insieme gli ingredienti per fare una buona ricetta. Ci vuole un bravo cuoco, e la Proloco, per cucinare a dovere la pietanza dell'estate, il cuoco ce l'ha avuto. Si chiamano associazioni, sì, perché a tenere insieme tutta la baracca estiva sono state le 40 associazioni e gli oltre 1000 volontari che, lavorando giorno e notte e sfornando un bel piatto ghiotto e gustoso per turisti e locali, che il comune di Fano ha sicuramente apprezzato e fatto registrare il più grande spettacolo per restare fanesi. Beh, è stata una stagione molto ricca di tante iniziative di qualità, ma soprattutto tutte molto partecipate, perché c'è stata in molte occasioni record di presenze rispetto al passato, e questo, come ho avuto modo di dire anche in conferenza stampa, grazie ad una grande alleanza che c'è stata tra le associazioni della nostra città che fanno capo alla Proloco, che hanno consentito, attraverso il volontariato, attraverso le tante professionalità e competenze, di avere questo ventaglio di programma molto, molto ricco, cosa che altrimenti, con le esigue risorse, con le difficoltà che le amministrazioni hanno, nel nostro caso specifico in particolare, non si riuscirebbe a garantire. Nulla tra gli ingredienti di questa succulenta pietanza estiva è mancato, quindi c'era la cultura, c'era il territorio, c'era il volontariato e c'era il divertimento, il gioco, la gaiezza tipica di chi vuole fare bene per la propria città e la vuole promuovere al meglio, la Proloco appunto. Soddisfazione perché tutta una serie di associazioni si sono riconosciute in questo programma, che poi ha preso anche il nome del programma della Proloco di Fano, ma in realtà sono attività svolte non solo dalla Proloco di Fano, ma da tante associazioni che ci si riconoscono e che ci sono nella nostra città. Eventi che sono stati di varia natura, sia per il centro storico, sia per il turismo, ma anche nei quartieri, dove è andato un supporto sociale veramente importante. 40 eventi di varia natura, circa 40 associazioni, 1000 volontari al lavoro per dare un programma di accoglienza veramente importante. Quindi io non posso che ringraziare tutti i volontari che anche ci ascoltano per queste attività che stanno facendo nella nostra città. Fano batte estate moscia 50-20-0, quindi, ma ora il pensiero corre veloce al prossimo grande appuntamento per rimanere a Fano. Abbiamo già iniziato a lavorare, proprio ieri sera c'è stato un incontro con le Proloco di tutto il territorio, perché faremo rete in tutta la provincia di Pesaro Urbino con il Natale che non ti aspetti, perché richiameremo gente da tutta la nazione, e poi, una volta che qua nella provincia di Pesaro Urbino, cercheremo di farla girare tra le nostre bellezze. 같이 끝나자는 분위기니 부족해.